Ok ragazzi, l'ho appena ritirata, infatti la mia prima moto adventure e non sono nella pelle di presentarvela. Partiamo! Dopo aver provato e amato questo segmento adventure touring, ho finalmente anch'io preso la decisione di comprarmi una avventuriero di medio alto livello. Ma ragazzi, c'è più di una ragione per cui ho comprato questa moto. Innanzitutto ragazzi, sono assolutamente fiero di aver appena passato i 10.000 iscritti a questo canale e non vedo l'ora di presentarvi tutti i nuovi progetti su cui stiamo lavorando con i nostri partner come Bolton Motorcycles e anche un altro paio di aziende che ancora non avete visto ma che porterò molto presto sul canale. Oltre ciò, ho appena compiuto 30 anni ragazzi e a dirvela proprio tutta volevo farmi proprio un bel regalo. Sono potuto andare con la testa a comprarmi qualcosa di più adeguato, portarmi dal punto A al punto B in modo facile, ma come sanno un po' tutti le scelte di prendere una moto non si fanno con la testa ma bensì con il cuore, ed è proprio quello che ho usato. Quindi dopo aver provato e recensito tante moto che poi avete visto qui sul canale, fatemi finalmente presentare la mia nuova adventure bike. Lo so, ma non potevo farmela sfuggire. A dire il vero, ce l'ho già da un paio di settimane. Come ben sapete, ho avuto in prova per il lungo termine proprio lei, la Ducati Multistrada 950, grazie a Bolton Motorcycles poche settimane fa. Ed è stato proprio grazie a loro che sono riuscito a rubarmi questa moto dallo showroom. Questa volta però è tutta mia. Se ti sei perso la recensione approfondita della Ducati Multistrada 950, ho lasciato il link qui giù in descrizione a quel video. Ma cosa ne farò di questa moto? Beh, non c'è dubbio che la prima cosa da fare è un bel viaggio. Infatti mi sono dedicato 3 giorni per esplorare al meglio la Scozia, un itinerario abbastanza facile e fluido per partire con la mia prima exploration. Infatti come prima tappa ho Glasgow, dove mi fermerò per un paio di giorni e esplorerò i paesi più vicini come anche Edimburgo, per poi salire su ed esplorare le isole dell'Ovest o ancora più su al nord. Dipende tutto ovviamente dal tempo che ci sarà in quei giorni. Ovviamente filmerò la mia esperienza e la porterò qui con voi sul mio canale. Ma oltre ciò, come ben vedete, ho già installato i bar riser per alzare il manubrio di 2 pollici, perché come avete capito dalla mia recensione avrei voluto una posizione di guida più eretta e questa piccola e semplice modifica mi ha risolto subito il problema. Oltre a questo ci saranno ancora più modifiche che seguiranno, con cui sto parlando con alcune aziende al riguardo, le quali forniranno alcune delle parti. Ma seguendo la sua linea da adventure touring, vorrei però anche aggiungere delle pedane più larghe da stile off-road, un parabrezza più alto e la sella comfort. Per quanto riguarda il terminale, anche se il suono dello scarico di serie va bene, sono sicuro che non durerà tanto sulla mia multistrada, vedremo. Per il resto ragazzi, penso che ho coperto tutto per quanto riguarda il perché ho comprato questa moto, cosa ho intenzione di fare come prime modifiche e dove sarà la mia prossima avventura. Quindi se vuoi venire con me a scoprire la Scozia sulla nuova Ducati Multistrada 950 che ho appena comprato, iscriviti a questo canale, metti un piace a questo video se ti è piaciuto, lascia un bel commentino qui giù facendomi sapere la tua e seguimi anche su Instagram agm.moto per stare più aggiornato possibile. Alla prossima, ciao belle.